Ciao ragazzi, come sempre il caso vuole che pochi minuti dopo l'uscita del mio video news di ieri debbano uscire altre notizie, ed infatti oggi parliamo della nuova serie di Fairy Tail. Sì, perché è appena stata annunciata una nuova stagione dell'anime, un seguito dell'ultima stagione, e partiamo proprio bene dicendo che l'ultima stagione dell'anime si chiamava Fairy Tail Final Season, perché sono passati solo pochi anni e già arriva un seguito. Quanta coerenza questi titoli, ma effettivamente è anche vero che all'epoca il manga era finito, che quindi l'anime aveva adattato tutti i capitoli del manga. Ma poco tempo dopo, sempre nel 2018, è stato annunciato ed è uscito un nuovo manga dell'autore, in realtà in collaborazione con un'altra persona. Si tratta di Fairy Tail, la missione dei 100 anni, anche detto 100 Years Quest, 100 Years Quest, come cavolo volete chiamarlo, che è un seguito a tutti gli effetti di Fairy Tail con gli stessi personaggi, con lo stesso spirito, scritto proprio da Hiro Mashima, l'autore di Fairy Tail, ma disegnato da un'altra persona. In particolare il manga si chiama Atsuo Ueda, che fra l'altro posso dire che secondo me è stato molto bravo, perché ho dato un'occhiata al primo volume del manga ed effettivamente i disegni sono molto simili a quelli di Fairy Tail. Secondo me è riuscito molto bene a ricalcare lo stile di Mashima. La storia però è sempre di Mashima, e dovete ammettere che anche se magari odiate Fairy Tail e vi fa cagare, l'autore è davvero una persona incredibile, perché ragazzi, quante cavolo di cose fa contemporaneamente, quanto lavora. Sta scrivendo Eden's Zero in questo momento, di cui abbiamo visto da poco i primi episodi dell'anime usciti su Netflix. Si sta occupando della sceneggiatura, della storia di questo seguito di Fairy Tail, anche di alcuni spin-off, e addirittura ha supervisionato il gioco di Fairy Tail uscito qualche anno fa. Quindi mica male, complimenti. Poi voi dimenticate che un'opera va presa per quello che è. Fairy Tail è adatto principalmente a un pubblico di ragazzini, e Mashima lo sa bene, non è che non sa fare niente, a parte che è bravissimo a disegnare, ma poi qualcosa sa farlo, cioè ha fatto anche dei bei momenti molto interessanti, anche ricchi di enfasi in Fairy Tail. Poi è ovvio che la serie in sé sia molto banale, semplice, ricca di cliché, di fanservice, ma perché quello che Mashima voleva fare e vuole fare tuttora, perché magari è quello che gli viene consigliato dall'editor stesso, per dire. Poi sì, ok, ha copiato lo stile di tanti altri autori come quello di One Piece, tante cose. Sì, ovviamente non è un genio, lo sappiamo, però rispettiamolo, perché in realtà fatto tanto e tuttora fa tanto rispetto a Togashi, che non fa uscire un cazzo di capitolo neanche dopo 1000 anni. Quindi, tornando al punto iniziale, è stato annunciato questo nuovo seguito di Fairy Tail, dell'anime di Fairy Tail, perché il manga 100 Years Quest in realtà c'è già da un po' di tempo e infatti ha raggiunto quota 90 capitoli e sta tuttora andando avanti. Direi di andare a vedere un attimo il video promozionale che è stato rilasciato, così ne parliamo un attimo. Ok, subito musica epica. Fairy Tail. Vediamo le scene del manga. Ok, quindi palesemente non hanno iniziato a fare niente. L'hanno annunciato, ma la serie ha iniziato ora, forse la lavorazione. E vediamo questa bella immagine che ci anticipa tutto. Molto bella la musica. Sì, sono scene del manga, forse anche della nuova, proprio della nuova versione. Ed è stato annunciato l'anime. Ecco, questa anteprima ci fa capire che è stato solamente annunciato, non abbiamo una data, non abbiamo niente, neanche scene disegnate o animate, perché probabilmente proprio in questi giorni, in queste settimane, hanno iniziato a lavorarci. Ciò significa che prima di vederlo dovremo aspettare tanto, probabilmente anche più di un anno. Ed è meglio così, secondo me, anche perché adesso c'è Eden's Zero, che io credo che avrà anche nuove stagioni. Personalmente non ho letto questo manga, ci ho dato solo un'occhiata e mi sembrava in pieno spirito Fairy Tail. Sempre roba banale, sempre pieno di fanservice, sempre pieno di cliché, però c'è a chi piace. E vi dico la mia, a me sinceramente Fairy Tail quando ero un ragazzino mi ha intrattenuto, anche vero che però soprattutto con l'ultima stagione poi ho notato che in realtà non avevo più chissà che interesse, infatti l'ultima non è che l'abbia digerita molto. Però ragazzi, piace, è un'opera molto conosciuta e c'è un motivo se lo è, e quindi arriverà anche questo seguito. Come l'ha avuto Naruto con Boruto, come l'ha avuto Dragon Ball con Dragon Ball Super. Però io in realtà vi posso dire che ho sentito molti pareri discordanti. In Italia ho visto che in tantissimi odiano questo nuovo manga, addirittura peggiore della serie classica, e invece altri, soprattutto in America, forum inglesi e tante cose che ho controllato proprio in queste ore, pare che l'abbiano apprezzato tantissimo e che addirittura sia migliore di Fairy Tail stesso, che Mashima sia impazzito, che abbia creato qualcosa di migliore di Fairy Tail in questo sequel. Ovviamente nel dubbio io mi dissocio e mi pongo nel mezzo, anche se non l'ho neppure ancora letto. Ma qual è la trama di questo Fairy Tail missione dei 100 anni? Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei 100 anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine. E questo incipit vi dico che ha senso, perché nella serie originale avevano già nominato questa missione
dei 100 anni, ma non l'abbiamo mai vista effettivamente. Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti. Fra l'altro, avendo letto i primi capitoli, vi posso assicurare che quest'opera può essere tranquillamente letta o vista da chi non ha mai visto Fairy Tail prima d'ora, anche se un senso non credo ce l'abbia. Detto questo ragazzi, voi cosa farete? Lo guarderete o lo direte a prescindere? Lasciate un mi piace, seguitemi su Instagram per tutte le notizie a tema anime e manga e noi ci vediamo nel prossimo video.